Che ragazzi, sto andando alla nuova location. Infatti è tutto buio. È la nuova location di Cabanera, a Mendicino Paese. Però vi faccio vedere un pochino. È un po' difficoltoso arrivarci perché non ci sono cartelli, non c'è niente. Io non mi sono portato nemmeno la luce. Comunque è caratteristico, bisogna fare queste stradine. A me piacciono queste cose. Comunque, sto scendendo a piedi. Siamo in tre persone, comunque, quindi sarà un conto per tre. Io sto entrando qui a Cabanera. Questa è la nuova location di Cabanera, ragazzi. Il posto si chiama. Quindi adesso si chiama Il Nostro, quindi abbiamo cambiato nome, non si chiama più Cabanera ma si chiama Il Nostro. Ora vediamo come si mangia e come si paga, se è cambiato qualche cosina. Comunque adesso entro. Ok ragazzi, è arrivato il primo antipastino, che non abbiamo preso un antipasto completo, soltanto un antipastino così con un po' di formaggio, del salame, cioè sarebbe la soppressata calabrese, del prosciutto, della pancetta, vedo anche del capicollo. Comunque è cambiato il nome qui, non si chiama più Cabanera, si chiama Il Nostro, che è un nome comune. Comunque ho fatto anche un video in un posto che si chiamava Il Nostro. Questo è Il Nostro di Mendicino. Ora vi faccio, abbiamo preso il vino locale, quindi abbiamo a che fare con un rosé, quindi non, nessun tipo di vino imbottigliato, tutta roba locale, tutta roba a chilometro zero, quindi stasera si mangia sano. E anche al posto delle patate, perché al posto delle patate un po' chiuse, ho preso delle melanzane grigliate, perché voglio mangiare, non voglio mangiare frittura, non voglio mangiare, voglio mangiare cose sane. Ma chi è con me ha preso c'è le patate in bacchiuse, quindi vi farò vedere. Farò anche le polpette. Ora faccio, ora provo. Comunque tutta roba, come ho sempre detto, a chilometro zero. Sì, ho mangiato a Claudia. Il formaggio è buono. No, ho mangiato io a Claudia. Ho fatto io. Un pochino. La pancetta. Buono veramente. Ora proviamo anche la polpetta. Ma ci sono tre pezzi, è più pieno. Allora, la polpetta è sempre buona, però per i non amanti dell'aglio, l'aglio è presente, si sente. A me piace. Però ci sono, non tutti apprezzano l'aglio. Sono solo consigli che do io. Bisognerebbe ridurre la quantità di aglio, poi casomai può fare due impasti, non lo so. Comunque, c'è anche a chi non piace l'aglio e chi è con me stasera è proprio allergico all'aglio, quindi non può mangiare polpette. Ok ragazzi, è arrivata. Questa è una grigliata mista di carne, quindi sono qui le patate bacchiuse, come le chiamiamo qui in Calabria. C'è la pancetta, c'è un po' di vitello, c'è la salsiccia, c'è anche delle costolette, vedo. Stessa cosa di qua, un'altra persona ha preso lo stesso piatto. Io invece ho preso un bel entrecôte, che ora vi farò sapere com'è. Ho preso delle zucchine grigliate, delle melanzane, scusate, melanzane grigliate. Ho detto zucchine perché avrei preferito le zucchine, ma aveva
c'ha soltanto le melanzane, non aveva zucchero. Comunque adesso provo questo entrecotto. Ok, mi sono tagliato la carne, vedete, c'ho la sistema. Ancora provo questo entrecotto. Veramente buono. Appunto la provenienza dovrò chiedere, ma penso sia provenienza locale, ma è buono. Carne morbida, bella tenera, gustosa, buono, buono veramente. Ragazzi, non siamo stati capaci a mangiare tutto, quindi abbiamo fatto auto, non io, ma chi è con me ha fatto automaticamente l'asporto, quindi questo si porterà tutto a casa. Comunque fra poco abbiamo finito, ora vediamo cosa prenderemo, secondo me qualche amaro, rapido. Io faccio vedere il compito, vediamo se è cambiato. Vi dico già subito le mie impressioni. Come cucina è rimasta uguale, è rimasta quella che c'era prima del Cabanero e che adesso si chiama Il Nostro. Non è cambiato niente, è tutto come era prima, uguale, quindi i vecchi clienti possono rimanere tranquilli che troveranno la stessa cosa. Ok ragazzi, ero del conto, abbiamo preso qualche grappino, qualche amaro, cose così. Comunque, 4 polpette di carne, 4 euro, un'insalata, un sal più. Ok, c'è salame, formaggio per 3, 10 euro, era quello antipastino, poi una grigliata mista, 10 euro. 2 patate bacchiuse 6 euro, un entrecotte 15 euro, la melanzana quella grigliata, quella che era il contorno, era il mio contorno per l'entrecotte, 2 euro, poi un'altra grigliata, altri 9 euro, il vino 5 euro, l'acqua 2 euro, coperto 3 euro, totale 66 euro, 65 euro. Comunque ragazzi, il posto io ve lo consiglio se volete mangiare casereccio, se non volete cucina gourmet, se volete mangiare come si mangia, come si mangiava una volta, come cioè, la cucina classica, la cucina più che altro della zona, la cucina cosentina, vi consiglio questo posto, non si paga nemmeno tanto. Quindi stasera c'era la carne costa, ragazzi, non è che ve la regalano, quindi non dovete pensare al prezzo che abbiamo pagato, che le cose si pagano. Comunque è consigliato per una clientela sotto questo punto di vista. Se la clientela è più esigente non vi posso consigliare questo posto, vi consiglio qualche altro. Ok, queste sono le mie idee, le mie critiche, le mie opinioni da food vlogger e da cliente. Ok, comunque un saluto dall'ex Cabanera, che si chiama Il Nostro oggi. Vi faccio vedere un pochino il posto. Non è grandissimo, i tavoli sono poche, specie all'esterno. All'esterno ci sono 2, ci sono 4 tavoli. Comunque ragazzi, grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima.